Salve a tutti ragazzi, sono il vostro Master Luke e oggi siamo tornati nel nostro nuovo, anche se dopo diciamo abbastanza tempo, perché è passato un po' di tempo, episodio sulle avventure di Master Luke. Oggi ragazzi giocherò senza musica, quindi con l'audio originale del gioco. E come potete vedere siamo tornati con la nostra bella casetta. Allora ragazzi, oggi faremo diverse cose. Allora, direi di andare un po' all'esplorazione. Io mentre facevo lavori, sì, perché ragazzi io facevo lavori, ho trovato questa caverna. No, epic fail. Questa caverna. Adesso vedremo cosa c'è. Carbone, vai, vai. Prendiamolo tutto, raga. Ci serve. Ok, iniziamo subito bene con questa caverna. Perché è una caverna, diciamo, ragazzi, niente male. Vai, vai, prendi. La musichetta di Minecraft ci accompagna subito. Con il suo con la sua dolce melodia. È raro essere accompagnati. Comunque ragazzi vi ricordo che sono con la Shader Mod, quindi happy. Siamo tutti molto felici per questa notizia. Allora, prendiamo del carbone ancora. Mamma mia ragazzi, quanto carbone che c'è. Ragazzi, sento rumore di scheletro. Mettiamoci una torcia. Ok, lì c'è del ferro. Ci sono ancora scheletri. Due di ferro, ragazzi, non è più niente male. Ce n'è ancora. Eccolo. Ci ha troppato l'arco. Ok, il ferro ce l'abbiamo. Vediamo qui cosa c'è. Non c'è niente, quindi andiamo di qua. Allora, aiuto, aiuto. Qui c'è della luce. Ah, perché qui si esce, ok. Qui praticamente è una grotta chiusa. Ci abbiamo secchini, quindi direi di dropparci qualche belle torce, sì. Adesso possiamo stare tranquilli. Direi di prendere subito questo carbone. Vai, prendi. Quanto carbone. Allora, noi andiamo a prendere. Vabbè, quel carbone la lasciamo. Allora, io voglio salire qui sopra perché qui sopra dove? Aspettate, non mi ricordo già più. Allora, così scende. Ecco. Siccome c'era qualche zombo, ci dovrebbe essere qualcosa di bello. Almeno spero.
che non sia solo tempo perso, perché tempo perso porta i cinesi. Allora, facciamo così. Ho paura. Vorrei trovare altro ferro, raga. Ma non poco, proprio tanto. Allora, intanto riprendiamoci il carbone. Allora, tutto già abbiamo esplorato. Quindi direi di andare prima di qua. Oddio il buio. Ah, è buio proprio perché... i polli. Va bene, allora vediamo un po'. Ah, quindi noi siamo venuti da qua. Ah, giusto, che fesso. Quindi dobbiamo andare verso di qua, no? Ah, ecco qual era. Sento scheletri. Raga, non vedevo quel ferro. Ok, abbiamo 5 di ferro. Allora possiamo farci. Aiuto, aiuto. Ho paura di morire. Lo so, ragazzi, che non è un hardcore, però ho paura lo stesso. Quindi noi andiamo. Oh, corri. Ok, andiamo che abbiamo due cuori. Si sente ragna proprio enormemente. Vediamo un po'. Allora, avendo tutte queste fornaci, credo che ce l'abbiamo qualcuna libera. Ovviamente sto scherzando. Adesso direi che prendo un po' di cibo però. Allora qua me le prendo perché devo dare da mangiare. Poi arco posiamo, frecce pure. Carne marcia, me la mangio perché intanto dovrei fare anche una coltivazione di grano, ragazzi. Prendo anche due bastoncini, due di cobblestone e ci andiamo a droppare una bella zappa. Allora, wow, ragazzi, siamo davvero fottutamente ricchi. Abbiamo trovato poco ferro, diciamo, però è un inizio. Poi dovremo esplorare tante grotte, ma queste saranno altre cose da fare più in là. Sì. Ok, qui sta cuocendo l'ultimo. Qua ci droppiamo anche un bel piccone che useremo soltanto in caso di trovare ferro e diamanti. Sperando. Altro ferro, vabbè. E oro che si droppa con questo. Pira russa, tutto quello che serve. Adesso noi mangiamo. Recuperiamo un po' vita e poi usciamo a ammazzare questo ragno che mi sta rompendo. Allora, vediamo un po'. Niente. Dove sei? Dove sei? Ragnaccio. Ucciso, avevo conquistato anche. Abbiamo fatto anche una conquista. Allora, tu fai con te.
Allora, con queste uova, almeno fino a quando faremo dolci. Ecco, stavo dicendo, facciamo i pulcini. Ciao. Allora, qui, ragazzi miei, vorrei fare almeno momentaneamente un orto, giusto per non rimanere senza cibo. Ok, facciamo un orto, un orto, un orto. Che qua non andava bene. Facciamo così e così. Poi facciamo voilà. 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 Ragazzi, per chi non lo sa, ma tutti lo sanno, le torce vanno messe vicino ai pantaloni così crescono anche di notte. Quindi, ragazzi, dopo avervi dato questa bellissima spiegazione molto utile, lasciate un bel mi piace se vi piace il video. Che cavolo ho detto, non lo so. Allora, lasciate un bel like, condividete, commentate, condividete su tutti i social network, mi raccomando, e alla prossima, ciao!